Buongiorno e buona giornata a tutti voi, cari amici. Siamo giusto uno, massimo 2 minuti dopo le ore 11 di mercoledì 20 maggio. Giornata qui a Trani iniziata col sole, poi diciamo che piano piano si sta nuvolando. Le previsioni più o meno parlano di precipitazioni nelle ore pomeridiane e serali. Comunque, prima del vero motivo per cui sono in questa diretta in cui vi farò ascoltare il vocale che ho realizzato ieri, pre-registrato con Nicola Zecchillo per la puntata di oggi del Deluxe Show, volevo già fare il punto sui pronostici di questo fine settimana perché nel campionato Bielorussia oggi c'è già la prima partita del nuovo turno, ovvero Dinamo Brest contro Bate Borisov. Quindi partiamo proprio dalla Bielorussia. Allora, Dinamo Brest Bade, da parte mia, pronostico 1 per Johnny, 2, poi Neman Zodino, sia per me che per Johnny, 1. Vitebsk Dinamo Minsk sia per me che per Johnny X, Islok Minsk Energetic per me X per Johnny 1, Slask Ruch Brest sia per me che per Johnny 1, Smolevici Minsk per me 1 per Johnny 2, Soligosk Blescina per me 1 per Johnny X, Slaviamo Zirgorodea per me X per Johnny 1, poi passiamo alla Bundesliga, Hertha Berlino, Union Berlino per me X per Johnny 1, Wolfsburg Dortmund X sia per me che per Johnny, Paderborn Hoffenheim per me 1 per Johnny 2, Bayern Monaco Francoforte per me per Johnny X, Schalke Augsburgo Augusta 1 sia per me che per Johnny, Magonza Lipsia per me 2 per Johnny X, Colonia Düsseldorf 2 per me 1 per Johnny, Mönchengladbach Leverkusen scusate X per me 2 per Johnny, Friburgo Werder Brema 2 per me X per Johnny. Bene, dopo questi quasi 3 minuti diciamo, di anteprima, ora vi lascio all'ascolto dell'intervista che ho realizzato con Nicola Zecchillo proprio ieri pomeriggio. Buon ascolto a tutti. Bene, cari amici, siamo qui in fase di registrazione con il nostro caro amico Nicola nel pomeriggio di martedì 19 maggio 2020. Allora, caro Nicola, diciamo che Nicola, ci senti? I tuoi fan ti stanno aspettando. No, stavo dicendo che oggi, che abbiamo un po' anticipato per i motivi che ti dicevo prima, la registrazione, diciamo che al momento non sta piovendo qui da noi a Trani, però purtroppo il cielo è sempre scuro. Non sappiamo domani quale giornata dobbiamo aspettarci perché, beh, io spero almeno che, visto che devo dare una mano a mio padre, lo auguro che la mattina sia, magari come oggi, nuvolosa, ma spero che non piova già che non piova già dalla mattina. Comunque, non so se tu hai letto, comunque hai sentito, praticamente diciamo che l'amministrazione comunale nostra cittadina ha, diciamo, realizzato un documento ufficiale, un modulo ufficiale dove in base ai vari esercizi di attività, quindi bar, pizzerie, ristoranti, tutte le norme che bisogna seguire ovviamente per evitare. Bene, abbiamo perso Nicola, vediamo se lo recuperiamo, speriamo un po'.
Nicola, i fan si sono messi a piangere, non ti hanno sentito più e hanno detto che è successo, Nicola. Lo so, mi raccomando tu però, che qua lo sai, ci pagano più di quattrini, fanno. Vabbè, sto scherzando, però. No, stavo dicendo che è stato fatto una sorta di modulo, ma non cartaceo, di regolamentazione delle varie attività, bar, ristoranti, pizzerie, negozi, le regole che bisogna rispettare, parrucchieri, barbieri, eccetera, eccetera. Poi stavo vedendo anche in cucina, stavo mangiando una mela e stavo vedendo sulla televisione uno strano cittadino che mi sa era da una parrucchiera, che praticamente quando si arriva bisogna cambiare la mascherina che ha, diciamo, la ragazza o la donna. E mettere un'altra perché ho sentito la parrucchiere, il parrucchiere, in base se parliamo di un parrucchiere o una parrucchiera, penso che valga anche per i barbieri. Comunque, niente, alla fine diciamo che ecco, forse non te l'avevo detto questa cosa. Domenica che diciamo sono uscito con il mio amico Maurizio, siccome anche lui è un po' un appassionato di calcio, di sport, quindi ha riscoperto un po' un videogioco dal computer che ha lui, dove sta facendo un campionato con una squadra inglese, Manchester City. E io diciamo che ero sulla PlayStation 2 portatile a FIFA 2009, diciamo, uno dei famosi giochi calcistici insieme poi anche a PES che racchiudono il sistema giochi di calcio sulle piattaforme. E quindi sto facendo un campionato manageriale con la squadra della Fiorentina. E diciamo che il girone di andata è andato un po' così e così, così. E purtroppo mi sono ritrovato addirittura tra gli ultimi posti in classifica. Se finivo in quel momento il campionato, la mia squadra veniva retrocessa. Invece nel girone di ritorno diciamo che va un po' meglio, fortunatamente ho recuperato un paio di posizioni in classifica, da 17esimo, 18esimo sono decimo. Diciamo che è come posso dire, un possibile piazzamento in zona Champions League, forse è un po' difficile, mai dire mai però. Lo sport, comunque è ovvio, però ci tengo a dirlo perché sennò magari chi ascolterà il programma domani dirà che magari questa cosa che dirò può essere un po' fasulla. Invece il discorso del girone di andata che è andato un po' maluccio è perché soprattutto anche c'è stato qualche infortunio di troppo. E poi diciamo che le partite che io svolgevo, cioè erano le simulazioni, quindi venivano giocate diciamo proprio dal sistema del computer della PSP. Invece in alcune, non tutte, in alcune partite del girone di ritorno di questa mia prima stagione con la Fiorentina, in pratica intervengo io. Quindi poi, che ne so, tipo nel secondo tempo a 20-25 minuti, mezz'ora dalla fine, intervengo io, gioco proprio io la partita. E fortunatamente, oltre a due o tre vittorie fatte solo ed esclusivamente con la simulazione, io ho giocato due partite che sono riuscito a vincere. Quindi, diciamo, nelle ultime gare ho una striscia
che non si era mai verificata di 5 vittorie consecutive. E poi ovviamente l'altra cosa che ci tengo a dire è che sia pure un po' per mia ignoranza, tra virgolette, che non riesco un po' a fare il procedimento per fare un'offerta ad un giocatore di un'altra squadra per il calciomercato. Comunque mantengo più o meno la mia stessa rosa. Solo che siccome praticamente a FIFA quando si fa la carriera di allenatore tu puoi migliorare anche per esempio varie cose dello staff, allora praticamente avevo una somma di denaro cospicua che però mi si è ridotta abbastanza. Comunque spero magari poi provando a raggiungere una buona posizione di campionato di avere un piccolo incremento di soldi e di non andare in No, ma perdita. come Ovviamente pensi? Sì, qua no. parliamo di soldi nel gioco, non di soldi veri, eh. Poi diciamo che davanti lì in centrocampo avanzato attacco, insomma, un quartetto bello importante. Giocatori che magari giocano nei campionati veri tuttora e chi magari invece ha preso le scarpette al chiuso. Non faccio nome, diciamo, perché comunque FIFA 2009 è un campionato un po' di tanti anni, un gioco di un bel po' di anni fa. Comunque, beh, inoltre, ora che mi ricordo, nel girone di andata, con le poche soddisfazioni, per esempio, sono riuscito a vincere in casa il big match che con la carriera con la Fiorentina viene rappresentato la partita contro la Juventus che sono riuscito a vincere per 3-0, Nico, 3 per la Juventus, mai visto. Nel girone di ritorno invece ho vinto con l'Inter in casa mia 3-0, poi con l'altra squadra di Milano, il Milan a Milano a San Siro, ho pareggiato 2-2. Sfortunatamente per il Milan Ronaldinho ha pareggiato all'ultimo e quindi non sono riuscito a fare le due vittorie di fila contro le milanesi. Per il resto, insomma, io qui anche oggi pomeriggio, prima ho fatto così qualche servizio, ho lavato qualche stanza, come si faceva prima e come si fa tuttora, con lo spazzolone, perché in realtà io non, per quanto riguarda invece l'altro strumento per lavare a terra il moccio, diciamo che non riesco ad utilizzare molto quello strumento, mi trovo più con lo spazzolone. E niente, quindi insomma tu ti appresti, come abbiamo detto ieri, diciamo un cambio di look, ti devi rifare il look, insomma, devi fare una visita al barbiere. Beh, diciamo che ora i barbieri, come le parrucchieri, i parrucchieri che sono stati chiusi, insomma, per quasi 3 mesi, avranno un bel po' di lavoro da fare. Buon per loro, perché volevo dire, hanno anche dei costi da sostenere per l'attività che hanno, per l'azienda che hanno. Ok, Nicolo, allora niente, che possiamo dire? Vediamo qua. Allora sì, abbiamo quasi fatto 12 minuti, quindi io diciamo che vado verso le conclusioni. Ma comunque stasera, cioè io personalmente andrò alla messa questo sabato, lo Spirito Santo. Come ti ho detto questa mattina in privato sono riuscito a prenotare un posto.
Però giovedì sera alle 8 con gli altri fratelli e sorelle del rinnovamento dello Spirito Santo, della parrocchia Spirito Santo di Trani, animeremo l'adorazione eucaristica. Invece, con questo ti chiedo l'ultima cosa, poi ti lascio i tuoi impegni. A San Magno, quindi, come anche qui da me allo Spirito Santo, saranno fatte solo le messe, i gruppi, le attività non si farà nulla, solo le celebrazioni. Per il momento, comunque, speriamo che, come si dice, tutto il motore di una chiesa, di una parrocchia, possa ripartire quanto prima. Anche perché credo ne saremmo tutti felici, credo anche tu, giusto? Dico, ne saremmo tutti felici che le nostre parrocchie riprendano tutto il loro percorso. Cioè sì, ora sono messe, però io dico che prima o poi si tornerà di nuovo i gruppi di catechismo, gruppi giovanissimi, gruppi giovani. Ok Nicola, allora, visto che ci approssimiamo alla serata di oggi, di martedì 19 maggio, quindi io ti auguro buona serata e che dire, ci sentiamo ovviamente, insomma, per le nostre informazioni così privatamente e poi ovviamente rinnoviamo l'appuntamento ai nostri amici che ci seguono. Alla prossima puntata che facendo quella nuova domani, credo che l'altra ancora nuova dovremmo farla intorno a venerdì, massimo sabato. Ovviamente che valuteremo un po' se pre-registrarla come stiamo facendo per questa o farla in diretta, ma credo probabilmente che la pre-registreremo. Ok, dai, allora grazie come di consueto, buona serata Nicola, a presto. Ciao, ciao. Bene, allora dopo questo contributo audio, io provo, arrivo intorno quasi ai 20 minuti, poi chiudiamo la diretta. Grazie ovviamente come di consueto per la vostra vicinanza, stima nei miei confronti. Spero che il logo che ho realizzato e che ho inserito nella mia paginetta, anche sul mio profilo e al canale YouTube vi piaccia. Un logo realizzato con un programmino online free che si trova, si chiama Canva. Io ho imparato a conoscerlo perché ho fatto un corso di grafica con i miei compagni di gruppo del centro lettura della casa del fare assieme dell'ospedaletto a Trani qualche mesetto fa, e meno male che siamo riusciti a finirlo, perché insomma, già mi ricordo che alle ultime lezioni si incominciavano già a parlare di questo coronavirus. Comunque, però la situazione non era bloccata su tutto, diciamo, poi sappiamo tutti è arrivato il lockdown, insomma. Comunque, come ho detto questa mattina nel video breve sul mio canale YouTube, rispettiamo le norme, mi raccomando, mascherina, guanti, distanziamento sociale, perché è vero, chi ha visto magari come me ieri Striscia la Notizia, abbiamo visto qualcosa veramente di che a me non è piaciuto, perché vedere tutti questi ragazzi e ragazze che fanno assembramenti, cocktail, spritz e quant'altro, voglio dire, in questo momento chi se ne frega delle feste? In questo momento conta di più la salute. Scusate se ho detto così, però per cortesia, ecco, questa battutina la cito in onore di Danny Wrestling, caro youtuber amico mio di Bari. Ciao Danny, ciao.
Niente, poi ovvio, parlando a proposito di wrestling, oggi è mercoledì, e il mercoledì c'è la guerra tra la WWE e la All Elite, da una parte NXT, dall'altra Dinamite. Credo che come al solito vedremo due belle puntate, domani ve ne darò il resoconto. E niente, poi buon proseguimento di giornata, io nel pomeriggio poi sarò impegnato con la terza e penultima lezione del corso dedicato all'alimentazione di legambi e detrani. Per il resto, ma speriamo che non piova nel pomeriggio, va, magari cioè, proprio deve piovere, lo faccio in serata o nella nottata, diciamo così. Intanto nel pomeriggio mi do anche una bella pulitina qui, una bella barba. A me, vedete, non sono peli piccoli, però insomma, raderli non è facile, sia per me che per chi invece ha la barbona. Insomma, non voglio offendere. Comunque, bene, grazie a tutti. Di nuovo, buon proseguimento di giornata. Alla prossima, ciao.